Festa del ringraziamento oggi a Bairo. Sì, qua a Bairo oggi ci ritroviamo per la festa del ringraziamento, che è una tradizione del paese proprio, che è anche un paese abbastanza rurale, e allora si porta avanti questa tradizione e si fa questa festa di fine anno, diciamo. Diversi sono i mezzi qua stamattina? Sì, dai più grandi ai più piccoli, infatti anche mio bambino di 4 anni e mezzo ha portato il suo. Spero che seguirà le orme di suo papà, che anche lui è coltivatore. Speriamo che sia di buon auspicio. Per la prima volta a Priore? Per la prima volta a Priore, sono stato nominato l'altro anno e quest'anno un anno un po' particolare per noi coltivatori, che nonostante il maltempo e la siccità siamo riusciti comunque a portare a termine il nostro compito e a, nonostante terminare il nostro raccolto anche con difficoltà. Per Bairo l'agricoltura è ancora molto importante? Sì, è molto importante, anche se deve fare dei grandi passi per potersi un po' adeguare ai tempi, legati in particolar modo all'irrigazione, perché si deve passare ad un'irrigazione a goccia anziché quella tradizionale che abbiamo adesso con fossi andatori e collatori, perché il problema dell'acqua è un problema tangibile su tutto il territorio italiano, ma in particolar modo in queste terre di Bairo che solo parzialmente sono irrigabili. Qui a Bairo abbiamo comunque ancora una grande tradizione legata all'agricoltura, coltivazione di mais, coltivazione di, diciamo, di viti, e anzi ci saranno nuovi insediamenti adesso di cantine legate alla produzione di erbaluce DOC, prodotti tipici, diciamo, del nostro canavese occidentale.